Buongiorno a tutti. Noi eravamo rimasti ai commenti su un libro di Prosveda, La Fratellanza Bianca, di che cos'è un maestro di vita. Il pezzo che manca faceva parte di un gruppo di quattro spezzoni che ho dovuto dividere perché YouTube non mi accettava, non accettava, cioè arrivava fino a un certo punto il caricamento e poi si interrompeva. Alla terzo o quarto tentativo ho capito che qualcosa non c'era, non funzionava e allora ho provato a dividere appunto in quattro spezzoni questo video di 1 ora e 45 in spezzoni di 20 minuti circa. E i primi tre me ne hanno accettati, l'ultimo, che è proprio arrivato a questo punto esattamente, a questo commento, a questa nota, me lo rifiutava, proprio non iniziava neanche il caricamento. Allora ho detto, forse probabilmente è un segnale che mi mandano per capire che c'è qualcosa di impreciso, di non preciso o di comunque di errato in quello che ho scritto e con quello che dico. E allora me lo sono rivisto e ho capito che, a parte la citazione, perché erano gli ultimi 5-10 minuti di una registrazione così lunga, quindi ero abbastanza stanco per essere stato molto concentrato e molto aperto alle connessioni, ma soprattutto questo testo del 2001 aveva bisogno di essere rivisto, cioè guardare nei dettagli. E quindi in questi giorni me lo sono rivisto tutto e la consapevolezza si è espansa ancora di più perché quello che sapevo allora, aggiunto a quello che l'esperienza di questi 12-13 anni, cioè, ha completato non di poco questo concetto, sia questa nota, ma tutto il testo che è stato rifatto. Ecco, il testo lo farò scorrere lentamente senza leggerlo, perché sono 16-17 pagine con delle note molto importanti. Lo farò scorrere lentamente e potrete leggerlo col fermo immagine dal video. E però quello che mi piacerebbe comunicare e vedere se è vera una sensazione mia o se può essere verità è che tramite YouTube, cioè scusate, tramite internet, i computer non sono più privati perché, come vedete da questa lucina, il collegamento internet è chiuso. Però se io adesso, come è stato chiuso in tutti questi giorni perché ho avuto bisogno di essere non concentrato, faccio una pulizia del mio computer, via pulizia, che non dovrebbe essere niente perché non mi sono mai collegato, eppure ci sono la bellezza di 20, 30, 110, 140, 150 file di vario tipo per l'intromissione, cioè nella connessione. Adesso lo riavvio, dovrebbe essere a zero. È a zero. Dopo, a fine video, andremo a vedere un'altra volta questa situazione, se come sarà messa. Allora, un'altra cosa che da quando ho messo in video questi miei testi, praticamente mi si è subentrata una
una correzione automatica che non ho richiesto e non riesco più a toglierlo, che mi impedisce di leggere completamente bene, perché è un continuo sottolineare che non ha senso. Cioè, c'è tutte queste lineette qua, verdi, azzurre e rosse. Rosse sono errori grammaticali, però questa riga blu è proprio una cosa opprimente. E ho capito una bella cosa, che a pagina 7 eccolo qua. Cioè, noi con la capacità che ha di entrare nell'altro, come io sono capace di ascoltare le voci silenziose che girano le lettere, penso che qualcun altro lo possa fare, oltretutto tramite le connessioni internet o per i programmi di Microsoft e di Word. Qua è un concetto molto importante. E poi mi dicono, io ti sottolineo quella cosa qua che è molto importante. Dopo mi fa evidenziare interiore, cioè io queste linee quadre con l'azzurro non le ho messo io. È stato come dire, ti metto il mio immagine, cioè ti vincolo questo tuo concetto. Perché è un concetto, cioè ti vincola la tua interiorità, la tua capacità percettiva sensoriale. Perché qua io dico, non solo i malintenzionati e i criminali hanno un malefico maestro che dal mondo invisibile non smette mai di consigliare come manipolare gli altri. Ce l'hanno anche quelle persone che, non conoscendo il valore dell'equilibrio, dell'armonia, dell'uguaglianza, della cooperazione, del servizio ecologico dovuto alla vita nostra interiore e quella dell'universo, si illudono di perseguire comportamenti da santo, che poi il santo sarebbe la capacità di rendere sacro il proprio tempio, corpo. Anche se costoro dicono, noi seguire un maestro del male, mai e poi mai. Ebbene, bisogna che questi ciechi sensoriali sappiano che hanno dentro di sé una vibrazione energetica, la voce interiore, quello che diceva prima, di cui ascoltano giorno e notte gli squilibrati consigli. E la nota numero 19 è quella che poi che spiegherà questo concetto. Però questo imprinting, questa celatura, questa copertura è come per dire adesso il tuo concetto lo voglio fare mio, ti imprigiono la tua anima. Fortunatamente, oltre a aver messo la protezione su questi testi, anzi che anzi no, perché almeno di no. L'ho fatta in PDF e in PDF finalmente ho snellito il lavoro, cioè praticamente non vedo gli errori grammaticali, però ormai li avevo già corretti, riesco a leggere velocemente il mio testo, cioè io facevo fatica a leggere me stesso con queste forzature, era come dei continui pui, non nello stomaco, pui emozionali dentro, perché improvvisamente ti capitava questo, quindi una parte di me diceva cosa succede? Ho sbagliato qualcosa, cioè andava a toccare la parte più sensibile ed ispirata di me che si trovava in difficoltà. Allora, quello che mi piacerebbe che capiste e cioè che leggeste con calma sono questi testi che io faccio scorrere lentamente pagina per pagina, che voi col fermo immagine potete fare la lettura. E dopo vado a leggere la nota numero 31, che è quello che mi interessa, è il finale.
il testo ricalca quello originale come impostazione, molto cambiata, perché oltretutto ho scoperto che questo libro non è stato scritto direttamente da Osva, ma bensì da qualche redattore della Prosveda, quindi è già un commento sul commento, ed è per quello che forse a livello di sensoriale io percepivo qualcosa a livello del maestro, però non lo trovavo scritto e quindi mi trovavo in difficoltà. E qua sta l'intesa che ho avuto con Gian Battista, che anche lui la sua anima percepiva questo diverso da quello che veniva scritto. E questo mi ha complicato un po' la vita sicuramente, perché come leggete dalle note, un certo tipo di umanità non vuol spiegare a chiari lettere e in maniera molto semplice, lineare e comprensivo per tutti, come sono i meccanismi energetici che regolano la vita, universale e individuale. Ma lo tengono nella nebbia. Cioè, se vuoi capire qualcosa, devi passare da noi, no? E questo, cioè, è la burocrazia spirituale, come c'è adesso Renzi che sta combattendo contro la burocrazia, le abitudini antilogiche, non sono logiche, praticamente sono anticommerciali, anti tutto, cioè sono contro la logica del vivere, che dovrebbe essere semplicità, leggerezza, felicità, gioia, prosperità, no? E invece fanno di tutto per appesantire, per bloccare, no? E questa è una condizione psicologica che l'umanità ha messo dentro di sé tantissimi tempo fa. Infatti Gesù lo chiamava questo mondo, e qua ci sono delle bellissime spiegazioni sul pensiero del Cristo. Non siamo ancora arrivati siamo solo alla nota 18. Ecco, potrei anche leggere la 18, ma meglio di no, perché non so, mi si allunga il video, dopo mi viene scartato un'altra volta. La potete leggere voi con calma. Ecco, potrei anche leggere questo, per chi non l'ha ancora letto. Cioè, io mi firmo Coelivio. Cioè, prima leggevo Co e societario e Livio. Cioè, perché non sono io, non è Livio Paroni che ha queste idee, perché non ho una preparazione culturale, una tendenza datata, cioè fin da giovane a fare queste cose. Mi è subentrato tutto dopo l'infarto, cioè 7 anni prima avevo iniziato di valorizzare la mia vita, di rispettare la mia vita, di renderla un po' più ecologica, disintossicandomi dai farmaci e non sfruttarla per il guadagno lavorativo e per le passioni, diciamo, normali. In questi 7 anni mi sono risanato, nel fare l'infarto mi si è aperto dei canali energetici non di poco, cioè mi si è spaccato il cuore, ma in questa spaccatura, che poi si è risanata bene, è entrato, cioè si sono aperte le porte. E quindi qua dice, infatti il termine co in Coelivio equivale al termine company, una forma di condizione e cooperazione societaria che, nel caso dello scrivere, è una cooperazione tra la mia personalità che elabora i testi, con
con le tante sfaccettature della mia anima, di quella altrui e dell'energia cosmica che circola in tutto ciò che ci circonda. Cioè, questa apertura mi ha reso più sensibile, con molte difficoltà all'inizio, però adesso sto strutturando bene questa sensibilità, che poi ho capito che il sesto senso, che il sesto senso che è un maestro, il mio maestro interiore, il principio vitale individuale che fa da coordinatore con i miei cinque sensi, e il settimo senso è noi cinque sensi più il sesto senso che entra in connessione, in alleanza e in interscambio compassionevole con l'universo, con Dio se vogliamo chiamare. E quindi solo il voler sempre dall'inizio riconoscere questo, anche in tutti i miei testi, in tutto, non sono io che so queste cose, sono aiutato a saperle, perché non è che l'essere umano non sa, dentro di noi, nella nostra magia interiore c'è tutto, solo che non siamo stati strutturati, anzi, hanno fatto di tutti per destrutturarci, per utilizzare bene questa capacità umano-divina, diciamo, che avremmo dentro, perché l'hanno voluta circoscrivere a poche casate, che poi parte da 4-5 mila anni fa, al periodo di Mosè, la casta dei, sto a prendere il coso adesso. Avete visto la differenza tra un testo e l'altro? Illeggibile quello e scorrevole questo. Anche il 27 è molto bello, ma è chiuso da leggere, che sarebbe, ci perderebbe delle ore per spiegarlo. Vediamo se non ne ho aggiunti degli altri. Hanno già detto nel corpo materiale. Qua dice, per adempiere la visione evolutiva, che diciamo prima, cioè ognuno di noi ha un suo compito, che ci è stata affidata. Ad ognuno risulta basilare poter crescere armoniosamente nel proprio corpo materiale, poiché ad ogni essere è affidato un determinato pacchetto di compiti da svolgere, che è il karma. Questo è quello che ho riscoperto, cioè prima mi spendevo in una cosa che la società mi ha abituato a considerare come una cosa da farsi, cioè un obbligo quasi, no? Mentre la vita interiore di noi ha altre esigenze, ha altri programmi, e quando si riesce a entrare nel flusso di questa energia vitale che abbiamo dentro di noi, esserne in alleanza, cioè in cooperazione, in unione, in amicizia, tutto funziona bene, cioè il corpo si rigenera. Il 31, vabbè, è anche breve. Qua dice, superare i propri difetti serve da riscatto alla propria presunzione insita nel DNA natale. Nel racconto sulla storia della Torre di Babele si dice infatti che gli intimi talenti energetici dell'umanità, per mancanza di rispetto verso la vita creatrice, vengono dispersi, sparpagliati, frazionati e nascosti, e ciò ha fatto crescere i difetti genetici di ognuno di noi. Cioè, noi dobbiamo ritornare con la meditazione trascendentale, con l'atteggiamento pacifico buddista, con la consapevolezza contadina taoista. Ah, anche qua c'è scritto da qualche parte che una volta dicevo, i primi religioni ufficiali, quelli sono i pagani, no? Ma pagani esattamente vuol dire abitanti, da paganus latino, abitanti della campagna. E naturalmente chi vive di agricoltura, è in campagna, è in montagna, fa vita naturale, le storielle che raccontavano i sacerdoti e diciamo il clero che è sorto diciamo, dalle verità cristiane, non venivano, potevano essere accettati, dice, perché come? Quello che dite va contro natura. Cioè, una volta la nostra divinità era fatta dagli elementi di natura, no? Quando c'erano molti dei, era perché ogni aspetto della natura agiva in qualche maniera. Però
sia in natura sia dentro di noi. E quindi un paganus, no, è da tale perché dice: ma cosa mi viene a raccontare a te, no, che stai leggendo, mi dici dei concetti dogmatici che non hanno niente a che fare, perché le leggi di natura non sono rigide, non sono dogmatiche, non sono fisse, seguono proprio il mutamento evolutivo del pianeta, dell'essere umano, di tutti gli abitanti del pianeta, ma soprattutto del cosmo, che quindi è questo. Quindi dice fare il volere di Dio, dice essere in connessione con l'universalità, vuol dire mantenersi aggiornati. Ed è questo qua che mi interessava farvi vedere. E dopo la fine, ora scusate, devo andare, se no non uscite, ne dimenticate un pezzo. Eccolo qua. Se non riuscite a leggerlo, mi mancano dei pezzi. E qua dice proprio la vera legge, questo qua è un bellissimo, una bellissima nota che l'ho fatta proprio ieri. E devo ringraziare quindi YouTube e internet che mi ha dato questa possibilità di andare a scoprire queste notizie. Che mi vengono spontanee, poi è come le dita mi vanno a cercare il sito dove mi manca la notizia che mi manca o l'informazione che mi manca. Anche questo qua, il 35, è molto bello. Possiamo essere alle ultime pagine, dopo andiamo a vedere se ci sono state ancora delle intromissioni nel mio computer. Ecco, questo qua è, siamo alla fine, quindi è il concetto che vorrei farvi leggere. Grazie all'impegno profuso nel voler capire il vero senso, infuso nell'analizzare sotto il punto di vista spirituale taoista tutto ciò che di disastroso ci è capitato, o almeno che mi è capitato, e che mi potrà ancora capitare, comprendiamo... come mai è scritto così male? Grazie all'impegno... perché quando lo leggo mentalmente mi fa un effetto. Se lo leggo ad alta voce ha un altro eco dentro di me. Quindi quello che mentalmente pensavo fosse la versione definitiva, nel leggerlo coinvolgendo tutte le mie sensorialità, qualcosa suona strano. O forse quando lo compongo viene da tutta una serie di antefatti, cioè da un percorso che ti porta a rendere logico quello che stai leggendo, mentre magari ci arrivi improvvisamente non ti suona bene perché non sei sintonizzato su quel concetto. Ora andiamo a leggere un attimino un po' più indietro. Visto che ognuno di noi ha un suo percorso ed un suo compito specifico sullo scenario dell'esistenza, e non è detto che sia lo stesso di quello per il quale vi siete laureati o specializzati o andando alla scuola del maestro di turno, quello che dicevo prima, cioè sono delle credenze di questo mondo che vanno totalmente in opposizione a quello che è il nostro ruolo esistenziale umano. È un percorso comunque non sempre facile. E per non sbagliare, per non perdere la strada, cioè il corretto senso della vita, che poi è il settimo senso, basta consultare periodicamente con umiltà e saggezza il proprio maestro interiore, cioè il proprio recettore che è nel timo, che è la nostra antenna organica, cioè è una ghiandola endocrina che è quella che mette in funzione tutto il meccanismo percettivo dei sensi,
Io ho chiamato semplicemente, qua è spiegato, si può chiamare in mille modi. Io l'ho semplificato come principio vitale individuale, quello che c'è dentro di noi, e principio vitale universale, il motore che fa funzionare l'universo, in modo da assicurarci che in ogni caso stiamo collaborando realmente ed armoniosamente con l'energia della vita, cioè fare continuamente queste verifiche. E queste verifiche cosa sono? Sono, cioè, mi sento bene. Sono sereno, non ho bisogno di stimoli particolari, tutto mi riesce bene, non ho dei crolli di energia, non ho degli sbandamenti psicologici o mentali, sono disponibile. Quello che un po' dimostra adesso Renzi, cioè in questo momento qua è ben centrato, è ben connesso. Dopo vi vedere se quel che si vede in televisione è poi vero nella sua vita privata, perché il pubblico, cioè l'aspetto pubblico, deve essere uguale a quello privato e a quello interiore, cioè a livello spirituale, dello scene, a livello mentale, e anche alla parte esteriore, e quello corporeo devono essere sempre perfetti, non far vedere sempre la parte migliore e tenere nascosto la parte scomoda, perché prima o dopo tutto diventerà scomodo e incasinato. Vediamo se adesso riesco a leggerlo meglio. Grazie all'impegno profuso nel voler capire il vero senso, infuso nell'analizzare sotto il punto di vista spirituale taoista tutto ciò che di disastroso ci è capitato e ci potrà capitare ancora, virgola, comprendiamo allora del perché dobbiamo sempre e comunque amare e aspettare ecologicamente la vita. Eccoci siamo. Cioè, qualsiasi cosa capita nel far questa verifica, no? Dice, se tu sei obiettivo, dice, cacchio, mi capita sto casino, no? O questa, che mi sono spaccato una gamba perché ho avuto la febbre, o perché le cose mi vanno storte, è semplicemente perché ti sei uscito dalla connessione, non stai facendo il volere dell'universo. Per cui è inutile quindi maledire Tizio, Caio, Sempronio, o la vita, o Dio, o qualsiasi altra persona, perché dobbiamo prenderla solo dobbiamo prenderla con noi stessi. Dobbiamo sempre, quindi in ogni caso, la fonte della vita non è matrigna, anche se ci capitano le cose spiacevoli, non è la vita che ce li vuole far capitare, noi ce le siamo attirate. Queste cose. Quindi in ogni caso non prendiamocela con la vita, prendiamocela con noi stessi. Quindi continuiamo a amare e rispettare ecologicamente la vita. Questo è il riconoscimento ed apprezzamento che tutti le dobbiamo, essendo il punto dal quale partire se vogliamo connetterci attivamente a lei, al fine di evolverci realmente in un ecologico metabolismo sempre espresso a 360 gradi, così come avviene in natura. Perché se noi smettiamo questo apprezzamento, questo rispetto verso la fonte della vita dentro di noi, interiore a noi e fuori di noi, perché pensiamo che sia colpa sua, loro, e non nostra, quello che ci capita, tagliamo i ponti, cioè la vita non ci ascolta più, dice, guarda che ingrato questo, gli sto facendo da maestra, no? Gli sto insegnando come rigenerarsi e rinascere e mi tratta in questa maniera. Detto ciò, quindi appare evidente che questi concetti chiariscono l'inscindibile vincolo che abbiamo nei confronti dell'energia della vita. Non dobbiamo quindi trattarla come lei tratta noi esteriormente, qualche volta magari con le bastonate, e io ne so tante, ho avuto tantissime di queste esperienze, ma come lo fa interiormente? Perché io ho detto, tutte le volte che sono arrivato al lumicino della mia esistenza in fin di vita, ho visto che dentro di me c'era la magia, c'era la luce, c'era la serenità, il lavorio profondo della vita vera, no? Per tutti quelli che entrano in coma o che mettono un piede quasi dell'aldilà, ritorno con questo ricordo. Perché è così, no? Perché la vita, come sottoterra lavorano milioni e miliardi di microrganismi per far funzionare tutto, nel mio intestino, nelle mie vene, nei miei muscoli, c'è lo stesso lavorio, eterno lavorio della vita. Cioè è la vita che non finisce mai, la fonte inesauribile.
Per questo dobbiamo amarla indipendentemente da quello che succede all'esterno, perché internamente è sempre, sta lavorando solo per noi, stiamo lavorando per voi, come dicevo una volta in autostrada. Dobbiamo quindi trattarla come lei tratta noi esteriormente, ma come lo fa interiormente, cioè mantenendosi ben vivi e attivi, in modo da riuscire a sperimentare, affrontare più o meno faticosamente e dolorosamente le nostre antiche e radicate ignoranze genetiche e risolvere definitivamente. E questo ve lo posso testimoniare. Non sono arrivato al top della sapere, della salute e tutto, ma a 61 anni. Dopo tutto quello che ho passato, posso dire di essere molto più diciamo, in gamba, in salute di tantissimi miei coetanei, anche di persone molto più giovani di me. Pur essere arrivato a 37 anni all'omicidio dell'esistenza psicofisica. E qua dico, elaborato dal testo che cos'è un maestro spirituale della lezione prosveda, scritto, però è scritto da altri, basandosi su varie conferenze tenute dal maestro Oral Michael Ivanov. Mentre io ho avuto la sensazione, ma già tanti anni fa, che da dentro mi venissero altro, diverso da quello che c'era scritto. E quindi l'interpretazione di chi ha scritto questi libri, come pensieri quotidiani, e non ha ascoltato correttamente la voce interiore, diciamo, ha elaborato qualcosa in base al suo sentire non neutrale, ma è personalizzato, lo chiamo egoistico. Infatti, cosa ho scritto? Nell'aprile del 2001, grazie a Giambattista, dopo l'ho fatto in maggio del sempre stesso anno. Abbase Maria è, se dei miei inquilini, è un libanese molto, molto valido con la sua fidanzata, sono andato a abitare poi in Svizzera, nel maggio, grazie ad Alessandra, che non so, non mi ricordo più che Alessandra è, forse è mia cugina. La mamma Piera e i luoghi della mia infanzia, in bicicletta, cioè mi sono trovato un giorno a passare. Dove noi andavamo da ragazzini a fare avventure nascoste, a fare i monelli, no? E ci puoi andare solo perché in campagna, dove sono i fossi di una volta, ai primi di maggio, quindi con la primavera che sta fiorendo, questi luoghi mi hanno fatto rifiorire dentro questa giovinezza che avevo fermata lì, bloccato lì, no? Fino a Pietro. Non so chi, ma forse probabilmente fratello Pietro è del monastero di Baguzzano ed è Villa il mio dentista. Nirava Tronconi, quando sono andato a fare le lezioni di inglese, Nardos è il suo assistente. A settembre, grazie a Piero Maestri, che è si chiama Maestri perché è una persona squisitissima, purtroppo è venuto a mancare, aveva già tantissimi anni, però ha una saggezza interiore e aveva imparato a farmi dei massaggi ed è uno di quelli che mi sbloccava la schiena, soprattutto anche parlando, un grande appassionato di bicicletta, e quindi lì ho anche riscoperto un pochettino il piacere di nuovo girare in bicicletta. A settembre a Nedda Dotto, una signora che ho conosciuto e che abbiamo tentato di stare assieme per qualche mese, e aveva una saggezza interiore perché in certi momenti la sua pelle del viso diventava come quella rugosa, come tanto lui era una donna allora sui 48-50 anni, però in certi momenti sembrava di avere accanto una mummia, cioè però quando diventava mummia usciva tutta la sua ricchezza profonda, la sua vitalità si spostava verso il profondo
E questo mi ha fatto capire come non bisogna esagerare, perché sennò saremo sempre con la coperta corta. Una volta copriremo l'esteriore, una volta l'interiore, una volta lo spirito, mentre noi dobbiamo essere coperti energeticamente sempre e totalmente. Simona e Michela, non so chi, mi ricordo chi sono, e poco qua dico, è rivista allo 01 ottobre 2014 grazie alle energie in remoto percepite da YouTube. Cioè, questa forzatura obbligata in remoto mi è arrivata, mi dice, rifletti, guarda, leggi, e devo ringraziare proprio perché mi ha fatto tirare fuori il meglio di me che ho in questo momento, e mi auguro che sia. Come ho visto la differenza dopo 13 anni, dall'aprile 01 della prima stesura a adesso, insomma, il filo conduttore è sempre quello, perché quello che mi ha illuminato all'infarto e con la conoscenza del dottor Chenot è la sua cultura della medicina tradizionale cinese, cioè, e quindi che è basata sul taoismo. Capito come funziona il taoismo, che poi è la legge, che sono le leggi di natura, in poche parole. Cioè, da lì non mi sono mosso. Cioè, il punto, il seme buono l'ho piantato. Dopo adesso devo pulire il terreno, tagliare i rami che non vanno, però questo seme è già dentro di noi, no? Non è che lo devo prendere dall'esterno, la nostra vitalità è nostra, cioè il nostro io sono è la nostra cellula iniziale al momento della fecondazione. C'è il seme maschile e il seme femminile che si uniscono, ma si uniscono grazie a una benedizione energetica dall'universo. Però, e abbiamo la partenza, e lì è l'io sono, cioè dall'uno che è il principio vitale individuale, l'uno. Per mitosi diventa il 3, la Trinità, che qua viene spiegata molto bene. E la Trinità cos'è? Principio vitale, aspetto spirituale, l'aspetto genetico femminile, quindi lo yin, e l'aspetto genetico maschile, che è lo yang. Questa Trinità siamo noi all'inizio del nostro percorso esistenziale. Quindi rinascere nuovamente, come diceva Gesù Cristo, è andare a rivedere la programmazione e fare il resettaggio di tutto ciò che è sbagliato dentro di noi. Ma per fare questo ci vuole del tempo e soprattutto farlo in alleanza col nostro divino interiore e col divino universale, perché se no non si va da nessuna parte. Essere illuminati è veramente fare questo lavoro di pulizia, però come? Nei tempi, nei modi e nelle modalità che vuole l'universo, non quello che vogliamo noi. Perché io adesso sono dall'88, sono 26 anni e ci sto, e tutte le volte che ho voluto esagerare ho dovuto ricredermi, tornare indietro due passi, prima che faccio un passo indietro. Effettivamente è questo, quando si esagera bisogna fare un passo indietro e ritrovare il punto di partenza, con l'ultimo punto certo della nostra alleanza con l'universo. E non è che l'abbiamo perso, è sempre dentro di noi, è lì, fermo. Come io ho trovato il piacere della mia giovinezza dei 13-14 anni, sta finendo la batteria. A maggio del 2001, no, andando in bicicletta, ho trovato proprio tutto me stesso, i miei ricordi ho trovato là. Quindi in qualche maniera da lì sono ripartito. E noi dobbiamo ripartire dal bambino che è in noi, la parte pura, però non portarlo allo scoperto, no? O buttarlo via con l'acqua sporca, ma bensì pian piano, pian piano, pian piano pulire e mettere a posto. E ci vuole il suo tempo, e ognuno ci vuole i suoi tempi, e questi tempi sono scanditi dall'universalità. E nuovo ordine mondiale, col caos che sta creando, impedisce proprio questo, cioè impedisce
che la gente possa riflettere e pulirsi come Dio comanda, ma bensì vogliono che siano in base ai loro comandi, come hanno fatto a suo tempo i sacerdoti ebraici dopo Mosè. Perché non è che dicono le cose sbagliate, ma lo fanno con la manipolazione, cioè col controllo, perché il Dio ebraico è un Dio mentale, non è un Dio di natura. Cioè, loro sono arrivati a queste grandi leggi, grandi verità, intellettivamente e pian piano dimenticato il confronto con la natura, con le cose naturali. Diciamo, ho detto tutto, andiamo a vedere, questo qua è sempre incasinato, illeggibile proprio, quindi, e andiamo a vedere, ah sì, ho fatto una modifica. Andiamo a vedere se qualcosa è sempre rimasto. Guarda, non l'ho toccato l'apertura. Guardiamo se entrano ugualmente. Ne sono andati solo praticamente E7, però. No, però no, sono tutte applicazioni Office, Adobe, Acrobat, che anche qua devo ringraziare perché leggendo i loro documenti mi viene la calma, cioè siamo un altro pianeta. Office ormai è un casino, cioè è nevrotico, l'energia di Office è nevrotica. No, non sono entrati perché sono tutti i file legati all'operazione che ho fatto io con la lettura. Quindi un sospetto infondato. Buona giornata. Ecco qua la mia Kira che ci manca a tutti perché era come Jack che è qua. È un monello che sta bene solo quando corre, cioè è una cosa impressionante, siamo nel parco, gli altri cani stupisce tutti, perché è allenato a correre in montagna, in campagna, e adesso mi sono abituato a uscire in bicicletta perché a piedi non riesco più a stargli dietro. La Kira, un po' per i suoi anni, un po' per la sua struttura, un po' per la sua potenza, ed è proprio il simbolo della serenità e della calma. E quindi adesso dobbiamo tenerla come ricordo nel cuore. Buona giornata.